prima di tutto scusate la voce, ma l'occhio leggermente lucido, ma sto uscendo da un raffreddore allucinante. Ma sono felicissima di poter registrare questo video che, come avete visto, è il video sui preferiti, ripescati, amati, adorati di make-up del mese precedente. Sia che siano nuove scoperte, quindi prodotti nuovi che mi stanno entusiasmando, sia che siano cose che appunto ho ripescato nel mio make-up che ho da tanto tempo. Torno a fare questo video dopo una pausa di un mese. In collaborazione con la mia amica Selene del canale Fairymoon Beauty, troverete qui sotto come sempre il link al suo video e al suo canale, andatela a vedere. Ci eravamo interrotti nel mese di agosto per ragioni di ferie, perché ci si trucca meno, eccetera, eccetera, ma oggi torniamo alla grande con questa tipologia di video. Ho raccolto tutti i miei prodotti preferiti del mese precedente, quindi di settembre, in questo cestino e partiamo subito e partiamo dalla base. Allora, io qui sul fondotinta non mi dilungherò affatto perché io praticamente da quando l'ho acquistato, mi sembra alla fine di agosto appena uscito, ho utilizzato sempre il nuovo fondotinta di Kiko della collezione Fall 2.0 che si presenta in questo vasetto in vetro. Questo è il fondotinta, la mia è la colorazione 030 Warm Beige, è quello che sto indossando. Arriva in dotazione con il suo pennellino per l'applicazione, con cui continuo a trovarmi molto molto bene. Non mi dilungo perché ho fatto un video applicazione e recensione specifico su questo fondotinta. Vi dico solo che sto continuando ad utilizzarlo con estremo piacere. Continua a piacermi tantissimo. Per durata, per finish, per come si amalga con la pelle, per tutto quello per cui un fondotinta mi piace. Siamo al limite per quanto riguarda la colorazione, perché questo appunto è l'Warm Beige 30. Ora mi ci vorrebbe forse non il 15, ma una via di mezzo fra il 15 e il 30. Come vi dicevo, sto meditando di acquistare la colorazione inferiore appunto per andare a miscerarli. Vedremo. Restando sulla base. Un altro prodotto di Kiko che per davvero mi ha stupita. Io non mi sarei mai, mai aspettata di innamorarmi così tanto di questa palette. Anche di questa palette vi ho già parlato e avete visto anche di questa l'applicazione in un Get Ready With Me, quindi vi lascerò da qualche parte sia il video con l'applicazione del fondo che il Get Ready With Me. Questa è la palette numero 03 Smart Blush and Bronzer Palette. Io voglio far parlare lei prima di dire qualcosa io. Ecco, questo secondo me dice tutto. Dunque, io ho questa palette da quando? Da luglio direi, e la sto usando praticamente sempre. Adoro la tipologia di polveri perché sono polveri sottilissime, pigmentate, questa è la terra, pigmentate ma molto sfumabili. E sono veramente vellutatissime al tatto. Adesso io ne sto prelevando tanta per farvi gli swatch, però vi garantisco che sono stra modulabili. Questa è la terra, che è comunque quella che indosso anche oggi. Sto usando sempre questa. Non è fredda da contouring, ma non è caldissima secondo me. Può essere utilizzata per quello che intendo io come contouring, cioè quello che faccio io, che è una via di mezzo fra il contouring e lo scaldare, diciamo, la zona d'ombra. Ecco, non faccio mai contouring grafici. E questo è il blush che è straordinario, è un colore bellissimo, è una via di mezzo fra un rosa, un pesca e un rosso, abbastanza acceso, ma anche questo modulabile. Scrive parecchio, quindi va prelevato nella giusta quantità, ma ripeto, sono polveri sottilissime, sfumabili e durano tantissimo sul viso. Anche il blush non è ancora bucato, ma è molto scavato. Ovviamente non è ancora bucato perché non volendo fare l'effetto hiding, ne prelevo pochissimo. E poi perché mentre la terra la uso sempre, praticamente da quando ce l'ho, il blush a volte no, a volte cambio blush. Tipo oggi non indosso questo blush, ma indosso un altro amore della mia vita che io ritiro fuori sempre quando inizia l'autunno. È un blush di The Balm, voi già sapete quanto io apprezzi il marchio e soprattutto le polveri.
Questo è il Cabana Boy, ci sono tre blush in gamma della serie Boy, il Down Boy, il Frat Boy e il Cabana Boy. Il Down Boy è un rosato, mi pare opaco, il Frat Boy, che è il prossimo che prenderò sicuramente, è un pesca bellissimo e il primo che ho comprato è questo perché è assolutamente il più particolare. È un colore stupendo. È questo colore. Io direi che è un rosa malva piuttosto scuro che vira al freddo, ma non è troppo freddo, perlomeno non in confronto ad altri malva che io possiedo. Io spero che vediate i colori. Questi blush sono iperscriventi, sottilissimi e molto molto facilmente sfumabili. Adesso ripeto, ne metto molto per farvi vedere il colore, che è questo. Come vedete, la quantità di rosa all'interno è notevole, quindi comunque non ha un effetto particolarmente freddo sul viso. Oltre a essere molto particolare il colore, è particolare il finish perché è sottilmente satinato, non è molto luminoso, ha una leggera satinatura vagamente dorata che contribuisce a far sì che questo blush non sia poi particolarmente freddo una volta indossato. Restando sul viso, anche di questa avete visto l'applicazione, era la prima volta che la mettevo nel video, mamma mia come specchia, nel video Get Ready With Me. Questa è la palette di Sleek di illuminanti, è la Highlighting Palette Solstice numero 032 che contiene al suo interno questi quattro illuminanti. Nel video di Get Ready With Me mi ero sbagliata, nel senso che vi ho detto che questo colore, questo qui, è cremoso. In realtà l'unico cremoso è questo, che è stupendo. È questo color rosa lilla bellissimo, che, come in tante tra voi mi hanno consigliato, sto usando anche come base sugli occhi quando poi voglio fare dei trucchi luminosi, magari sul rosato. Questo illuminante lilla, l'ultimo che vi ho fatto vedere, è quello che preferisco nella palette come colorazione perché è assolutamente il più particolare ed è anche quello che indosso oggi. Non so se lo vedete, mi pare che si amalgami molto bene con questo blush come colorazione. Anche gli altri colori sono molto carini. Utilizzandola mi piace di più rispetto a quanto mi era piaciuta come prima impressione, quindi sono molto contenta. Anche questo colore, che sembra il più banale, rende molto bene in realtà sul viso, come questo più pescato. Allora, io devo dire la verità, quando ho appunto fatto quel video dove lo utilizzavo per la prima volta, la mia prima impressione più scettica deriva anche dal fatto che io adoro, adoro, e lo sapete, il Mary Lumanizer di The Balm. E adorandolo sia come colorazione, sia per la sua texture estremamente burrosa, sia per il fatto che è molto molto modulabile, è poi difficile innamorarsi, secondo me, altrettanto di altri illuminanti. Però vi devo dire che hanno un'ottima durata gli illuminanti di questa palette. Le colorazioni sono particolari, specialmente un paio, sono molto molto particolari. Io trovo che la grana non sia così burrosa, così sottile, così piacevole come quella del Mary Lou, però ricordiamo anche il fatto che qui avete questi quattro colori per un costo che si aggira tra i 10 e i 15 euro a seconda di dove la trovate. Quindi insomma, mi sento di consigliarvela, poi hanno un'ottima durata sul viso, assolutamente. Per quanto riguarda il viso, sì, ho finito. Per quanto riguarda gli occhi, non ho palette questo mese, nel senso che l'unica palette che ho utilizzato è stata la Nubian 2 di Juvia's Place, quindi mi sono rifiutata di portarvela perché l'avete vista anche lì utilizzata, ve ne ho parlato tantissimo. Però vi devo parlare assolutamente di due ombretti mono, uno una novità e uno un ombretto che ho riscoperto. La novità è assolutamente questo ombretto di Pupa della collezione autunnale appena uscita, Collection Privé Eyeshadow, ombretto colore puro numero 003. Sono usciti tre colori di ombretti mono.
uno un po' più dorato, uno una via di mezzo e questo che è il più scuro. Io trovo questo ombretto meraviglioso. Allora, innanzitutto la texture di questo ombretto, parliamone. È burrosissima, burrosissima. Questa è la scrivenza, vi faccio lo swatch di qua. Allora, sembra nel momento in cui lo applicate un ombretto in crema. Io penso di non dover aggiungere parole per quanto riguarda la pigmentazione. Nonostante questo tipo di pigmentazione, l'ombretto non è per niente, e quando dico per niente vuol dire per niente polveroso, e nello stesso tempo è molto sfumabile. Ora, io non so se in camera riuscite a cogliere le cangianze di questo ombretto. Non è un banale marrone caldo, come è di base, diciamo, il colore di base è un marrone caldo. Ha queste cangianze molto particolari, assolutamente oro rosa e rosa quasi. Sull'occhio si notano tantissimo, si nota la differenza tra la parte applicata nella piega dell'occhio e la parte a tutta palpebra. È stupendo, durata eccellente, rimane intenso dalla mattina alla sera, è stupendo. Io vi ho detto tante volte che amo tantissimo fare trucchi, diciamo smoky, nel senso dell'utilizzo di un solo colore sulla palpebra mobile e nella piega, come ho fatto oggi con l'altro ombretto di cui ora vi vado a parlare. Mi piace come stile perché mi rispecchia molto, nel senso che a me piace avere un colore intenso sull'occhio. Con la matita sfumata e il mascara è un tipo di trucco con cui mi trovo benissimo. Quindi, in questo senso, sono anche una fautrice degli ombretti mono. L'ombretto che invece indosso oggi e che mi avete visto indosso in tantissimi video questo mese è un ombretto che ho riscoperto. Io avevo acquistato questo ombretto appena aperto il monomarca di It Style a Brescia. L'ho usato un po', poi l'ho un po' abbandonato lì, non l'avevo apprezzato particolarmente. L'ho ritirato fuori quando, in occasione dell'acquisto della palette di It Style, quella nude dai colori caldi di cui tanto vi ho parlato e che tanto mi piace, perché ho detto, ma fammi rivedere un po' le cosine che ho. Questo ombretto è stupendo. Allora, si chiama ombretto compatto per pelli scure, non so per quale ragione, e non ha numeri, ma il colore, no scusate, ha il numero 03 e il colore è amber. Ed è questo colore stratosferico. Innanzitutto c'è tantissimo prodotto all'interno. Sono 2,5 grammi di prodotto, quindi è una cialda notevole. Non ricordo assolutamente quanto l'abbia pagata, ma ci aggiriamo intorno ai 5-6 euro, immagino, mi pare. Questo è il colore dell'ombretto, è meraviglioso. È direi un taupe, anche questo molto molto riflessato, è un satinato anche questo, con molto riflesso all'interno. È un top che appunto ha queste cangianze variegate, secondo me, tra il marrone, il grigio, il lilla. Io trovo che come colore, per queste cangianze che ha, si adatti facilmente ad essere rifinito con una matita nera, per esempio, come ho fatto oggi, ma anche con una matita marrone moka, con un grigio, oppure scaldato con un marrone un po' più caldo. Perché si presta molto, secondo me, appunto a trucchi sia molto freddi che neutri, che con un filo di caldo all'interno. A livello di qualità vi devo dire che anche questo è un ombretto iperscrivente, molto burroso, molto facilmente sfumabile. Questo è un pochino polveroso, c'è da dire. Quindi nel momento in cui lo applicate, come ho fatto oggi ad esempio, io lo prelevo appoggiando il pennello, scarico un po' di pennello e poi lo vado a picchiettare sulla palpebra. Quando lo vado a sfumare nella piega, prendo un pennello da sfumatura, non aggiungo prodotto e sfumo quello che ho già messo sull'occhio. In questo modo non ho problemi durante l'applicazione, poi non c'è fallout nel corso della giornata assolutamente.
Voglio assolutamente andare a vedere altri ombretti It Style, almeno di questa linea. Ce ne sono parecchie di linee, ma io tanto che non entro nel negozio. Ma voglio andare a vedere meglio. It Style comunque la trovate sia in monomarca che in alcuni Tigotà, mi avete detto voi. Da me io non l'ho visto, però mi avete detto che c'è. Restiamo sugli occhi e devo assolutamente parlarvi dei due matite occhi che mi hanno stregata. Una è sempre una matita della collezione autunnale di Pupa ed è la Madonna mia, non ci vedo niente. La Made to Last numero 206. Mi pare che ci siano due o tre colori di matite. Io ho voluto scegliere questa perché secondo me sta benissimo con l'ombretto che ho preso. Questo è il colore. È uno splendido marrone caldo, un po' rossiccio e un po' rosato. Allora, io questa matita non la metto nella rima interna, anche se scrive perfettamente anche nella rima interna, però non ce la metto semplicemente perché ha quella punta di rossiccio che sui miei occhi mi fa sembrare un po' coniglio, un po' vampiro. Ma mi piace tantissimo per sporcare la rima infracigliare sotto l'occhio e da usare come eyeliner sfumato. Non so se avete notato mentre swatchavo come scrive. Io sto appoggiando, Questa è la scrivenza di questa matita. Sono le matite che io preferisco perché è super scrivente, molto morbida, molto sfumabile. Vi lascio il tempo per essere sfumata, ma non sbava. Non rischiate di applicare troppo prodotto e di trovarvi panda. Avete il tempo di sfumarla, però vedete, io adesso il tempo l'ho fatto passare. E si fissa perfettamente, dura a lungo, è bellissima. Anche qui sto meditando di prenderne altre. Una matita che mi ha stupita tantissimo. Questo è stato il mese delle sorprese, cioè degli acquisti di qualcosa per dire proviamo e di rimanere veramente senza parole. È questa matita di Kiko della collezione Asian Touch. Ci sono tre matite, no, quattro matite occhi, mi pare, e tre matite labbra. Le matite labbra sono scusatemi, sono tutta intasata, spero che non vi disturbi troppo. Le matite labbra sono, dicevo, in abbinamento alle tinte, che però, cioè tinte, rossetti liquidi, non mi hanno particolarmente stupita. Ho preso una matita labbra, quella viola scurissima, per abbinarla a un rossetto viola scurissimo che io ho. Ma non l'ho ancora provata. Come matite occhi ho voluto prendere solo questa nera perché l'altra che mi piaceva era un color ruggine abbastanza simile a questa e l'avevo già acquistata. Poi ce n'era una burro e una viola, mi sembra. Ho voluto prendere quella nera semplicemente perché io ho un paio di matite nere, tutte e due agli sgoccioli, quindi ho detto vabbè, prendiamoci una scorta. È nera come la morte. È nera come la notte, questa è la scrivenza, anche così, guardate, cioè è pazzesca, morbidissimissima, scrive dappertutto, morbidissimissima, ma come piace a me, nel senso che potete fare anche un bel tratto grafico, non sbava assolutamente. Sfumabilissima, scrive dappertutto, fuori e dentro la rima, dura tantissimo, il nero è super super intenso, penso che lo possiate notare, fa uno sguardo meraviglioso. Mi è piaciuta talmente tanto che, considerato che è una edizione limitata, io ne ho già comprato un'altra per non rimanere senza. E vi dirò di più, se questa matita arriva ai saldi ne comprerò una terza, ma senza dubbio è troppo 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 bella. Ve la straconsiglio. Con gli occhi ho finito, passiamo alle labbra. Allora, ho utilizzato tanto, ma in generale quest'estate e non pensavo, ma tanto anche nel mese di agosto, questo rossetto di Bottega Verde, di cui vi ho già parlato tantissimo come linea. Sono i rossetti quelli nuovi matte usciti per Bottega Verde, purtroppo hanno un pack brutto da cui va via la scritta.
Comunque, questo è il numero è il rossetto terracotta. Vi dicevo, non pensavo che l'avrei usato moltissimo perché è un colore abbastanza scuro che io immaginavo avrei portato di più d'inverno. Invece, mi è piaciuto tanto, tanto, tanto perché questo è un colore stupendo da utilizzare Mamma mia, sono fusa, scusate. Cioè, sono proprio un po' malata. È un colore stupendo da utilizzare con i colori caldi sugli occhi. Quindi, quando fate un trucco caldo, poi vedete, non è poi neanche troppo scuro, è un colore che ci sta veramente benissimo. Stavo guardando di aver preso, sì, si chiama terracotta, perché io lo confondo sempre, lo chiamo caramello, non so per quale ragione. Terracotta, dicevo. Ve l'ho già detto, sono rossetti molto vellutati sulle labbra, cremosi, hanno all'interno delle vitamine che lasciano le labbra idratate nel corso della giornata, non vanno mai a seccare, durano tantissimo, sono stupendi. Io questo rossetto lo abbino con una matita di Kiko, che però era una matita vecchia, della linea vecchia, quindi non credo che si trovi più, è una Precision Lip Pencil ed è la numero 304. Se ce l'avete e volete comprare questo rossetto con questa matita sta divinamente. Oppure non so se si trovino ancora magari negli outlet. Questo è il colore della matita e ci sta veramente benissimo. Sempre per restare sulla bocca, un altro colore intenso e parliamo ancora di Kiko, ve ne ho già parlato tantissimo, me l'avete visto. Sempre collezione Fall 2.0, numero 03. Il rosso dei rossi, mettiamolo di qua, è un rosso stratosferico, ma me l'avete visto, indosso già, stupendo, cosa vi devo dire? Mi piace tantissimo la qualità di questi ombretti, mi si asciugano bene sulle labbra senza mai andare a seccare, sembrano lucidi appena applicati, ma poi il lucido si perde nel giro di un'oretta. La durata io è sconvolgente perché io ci ho cenato due o tre volte ed è pazzesca veramente. Io però l'ho sempre abbinato alla sua matita, stessa collezione, la matita ha lo stesso identico colore. Io faccio il bordo labbra e poi vado a sfumare un po' verso l'interno col dito, quindi non è che coloro con la matita tutte le labbra. Vado semplicemente a portare un po' di colore sfumato al centro delle labbra e poi applico il rossetto. Insieme questi due prodotti durano per sempre e non danno mai fastidio. Il preferito dei preferiti labbra, ma un preferito così era tanto che non ce l'avevo, è questo rossetto liquido di Smashbox. È quello che indosso, è quello che avete visto applicato nel video. Nell'ultimo GRVM e me l'avete visto in un sacco di video. Io mi trucco e senza neanche pensarci prendo in mano questo e me lo metto. Per me il colore è stratosferico, si chiama Big Spender, è appunto questo, è il mio colore, è il mio malva nude labbra, leggermente un tono più scuro delle mie labbra che trovo mi stia molto bene per i miei colori, per come mi trucco di solito. Ripeto, trovo mi stia molto bene. Il colore è veramente stupendo, ma la formula. Allora, io mi sono resa conto di una cosa, sia leggendo i commenti sotto i miei video, ma sotto anche quelli di altre persone, sia vedendo i video delle persone, che se non c'è nulla di più soggettivo, forse il giudizio sui rossetti liquidi è ancora più soggettivo del giudizio sui fondotinta e mascara, che sono la soggettività per eccellenza, secondo me, nel trucco. Io vi devo dire che questo rossetto liquido è il migliore che io abbia nella mia collezione make-up. Questa è la pienezza del colore, ma l'avete visto applicato. È sottile, non è pastoso per niente. Ha un applicatore fenomenale, molto molto preciso, la giusta lunghezza perché si è applicato nella maniera corretta. Preleva la giusta quantità di prodotto, io faccio così e lo metto su tutte e due le labbra, non vado mai a prendere altro colore.
Riesco a essere super precisa, non sbava assolutamente, è semplicissimo da applicare. Si asciuga velocemente, mentre fate un labbro avete già asciutto l'altro, ed ha una formula molto molto elastica. Non va mai a fare taglietti, non mi si sgretola, non mi si crepa sulle labbra. Le labbra restano sempre morbide, almeno alla vista. Ovviamente, essendo un rossetto liquido, tende a seccare nel corso delle ore, ma io sto almeno 5-6 ore senza mai avvertirlo. Quando comincia a seccare, è comunque una secchezza sopportabile e vi ricordo che io non sopporto facilmente la secchezza sulle labbra. Se viene via mangiando cibi unti, mi si scioglie appena appena nel centro delle labbra. Ma ripeto, non mi si sgretola. È facilmente riapplicabile perché è molto sottile. Vado a riempire al centro delle labbra il punto dove se n'è un po' andato e il gioco è fatto. È stupendo, è stupendo, è stupendo. Me ne sono innamorata. Passiamo alle unghie. Ho messo tanti smalti diversi questo mese, non mi sono fissata su un colore nello specifico, però vi ho portato due smalti che sono stra miei preferiti. Questo da tanto tempo perché ce l'ho da tanto, questo ce l'ho dalla primavera ed è meraviglioso. I due più particolari, diciamo. Uno è questo, è il Rimmel Salon Pro, che è il numero 420 Aqua Cool, che è un colore azzurro polvere lavanda, stupendo. Ve l'ho anche messo sulla tip e sono felicissima di aver comprato questo aggeggio dai cinesi. Perché riesco a farvi vedere i colori degli smalti meglio, nel senso che sulla rotella ci si confonde un po', così invece lo riuscite a vedere meglio, secondo me. È questo colore stupendo, ma me l'avete visto indosso. E questo che è uno smalto di H&M, e a me piacciono tantissimo questi smalti. Questo è Lapislazzuli, che è questo blu. È un blu elettrico, ma all'interno anche un po' di azzurro viola, è bellissimo. Io non vi dico, l'applicazione si fa a occhi chiusi, è pieno ad una passata. Guardate che meraviglia, e fa un effetto sulle unghie strepitoso. Ecco, questi sono i due colori più particolari che ho utilizzato e che mi sento di consigliarvi se siete alla ricerca di colori non nella norma che abbiano quel quid di personalità che siano interessanti. Io non li abbino questi colori, non ci penso, li metto e mi vesto, mi trucco come voglio perché sennò impazzirei. Tra l'altro, questo l'avevo pagato 1 euro da H&M in offerta, comunque costano sempre poco. Visto che vi ho detto praticamente tutto del trucco che ho sul viso, vi dico anche che smalto indosso oggi, così vi ho detto tutto per davvero. Questo è uno smart di Kiko, di quelli piccolini che costano 2 euro qualcosa, ed è il numero 007, ed è, lo trovo stupendo. Bellissimo, un colore autunnale meraviglioso, un malva con un bel po' di rosso all'interno, secondo me. Stupendo, bellissimo, mano elegantissima. Ho terminato, mi raccomando, andate a vedere anche il video di Selene. Fatemi sapere se tra gli acquisti, magari delle novità autunnali, avete trovato qualcosa che considerate irrinunciabile, così vado a dare un'occhiata molto volentieri. Fatemi sapere se avete utilizzato o comprato o avete qualcuno dei prodotti che vi ho mostrato e cosa ne pensate. Insomma, come sempre, scrivetemi ciò che volete qui sotto. Io vi mando un bacio. E alla prossima, se vi va. Ciao!